sui danni dell'alluvione. Ora abbiamo una stima più precisa. Il 19 gennaio infatti scadeva il primo termine per le domande di rimborso, ne sono arrivate 11.000 dalle famiglie, 2.500 dalle imprese. I danni allora ammontano a circa 2,7 miliardi. Daranno un contributo anche le risorse stanziate con la legge che il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità alla fine del 2023. Le aree interne e montane soffrono, c'è un calo demografico evidente, spesso mancano i servizi, non c'è abbastanza lavoro. Per giunta il turismo invernale è in crisi per la mancanza di neve. Per il secondo anno consecutivo i fenomeni sono stati pochi e in ritardo. Analizzeremo gli atti passati al vaglio delle commissioni, torneremo a parlare di alcuni degli argomenti della precedente seduta del Consiglio. Ci concentreremo su quei provvedimenti che sono in attesa della discussione e del voto finale in aula. Il giorno della memoria viene celebrato con la seduta solenne che si svolgerà a Gavinana, a Firenze, e con tante altre iniziative sui territori. Il Presidente e i consiglieri partecipano a numerosi eventi per testimoniare vicinanza alla comunità ebraica segnata 80 anni fa dalla Shoah, dall'Olocausto. Sono numerose anche nell'ultima settimana le iniziative che si sono svolte a Palazzo del Pegaso e che qui hanno ricevuto adeguata visibilità. Ne abbiamo parlato nei nostri TG ogni giorno, evidenzieremo alcune di esse come la presentazione della carta dell'identità toscana coinvolgendo le scuole, 10 scuole, una per provincia, e lo slancio umanitario di un'associazione di volontariato, la Croce Viola Pubblica Assistenza, verso la popolazione dell'Ucraina. Parleremo anche del disagio mentale in carcere. Alla Regione Toscana sono arrivate entro il termine del 19 gennaio 10.906 domande di ristoro da parte di famiglie e 2.612 da parte di imprese. Il Presidente della Giunta e Commissario per l'Emergenza dice che intanto per le famiglie saranno utilizzati 25 milioni della legge regionale, a cui si somma 1,5 milioni raccolto tramite la Protezione Civile. Ogni famiglia danneggiata alla fine dovrebbe ricevere tra i 2.600 e i 3.000 euro. Alle imprese invece andranno altri 12 milioni di risorse regionali. La Regione ha già messo circa 30 milioni di euro, lo Stato frattutto una cifra simile. A livello europeo possiamo ottenere 50 milioni di euro. Si apre un ultimo versante che è quello del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come è accaduto per l'Emilia-Romagna, questo può essere un fronte sulle quali per gli interventi e gli investimenti possano arrivare risorse. L'assessora regionale all'ambiente ha chiarito anche che ancora per qualche giorno sarà possibile inoltrare la domanda di risarcimento. La Commissione Ambiente prosegue l'esame della nuova legge sugli impianti di radiocomunicazione. Il 7 febbraio si concentrerà poi sul progetto della stazione Medio Etruria dell'alta velocità ferroviaria. Saranno ascoltati i vertici di RFI, Rete Ferroviaria Italiana. Insieme alla seconda commissione, quella per lo sviluppo economico, ha esaminato anche la variante al piano cave per ribadire la natura potenziale dei giacimenti estrattivi in Romitorino e Valle delle Dispense, in provincia di Livorno, nel comune di Castagneto Carducci, la cui natura era stata bocciata dal TAR per vizi di motivazione. La Commissione Sanità continua invece il lavoro di approfondimento sulle cure palliative. Il percorso parte da una mozione presentata in Consiglio. La dirigente regionale del settore, Monica Marini, evidenzia come le cure palliative e la terapia del dolore siano previste dai livelli essenziali di assistenza e siano distinte per livello di complessità e intensità assistenziale. Il piano regionale prevede che sia rinnovato questo impegno in varie direzioni. Nell'ultima seduta del Consiglio regionale erano stati approvati anche alcuni indirizzi integrativi per l'Agenzia regionale di sanità. Il sì era arrivato dalla maggioranza, dai gruppi di Lega e 5 Stelle. Contrari i consiglieri di Fratelli d'Italia, si era astenuta la consigliera Paris del PD. Sì, abbiamo approvato l'atto di indirizzo che serve, appunto, poi verrà ripreso da un'ulteriore delibera di giunta e che stabilisce l'atto con il quale si danno le indicazioni sull'attività di ricerca che l'Agenzia regionale
dovrà svolgere in questo anno, cioè nel 2024. Un atto importante che ovviamente va in continuità con l'attività di ricerca che l'Agenzia regionale ha svolto nel 2023 e che ovviamente riguarda, come tutti i cittadini possono controllare semplicemente collegandosi al sito dell'ARS, dove sono pubblicati tutti i documenti e i risultati delle attività di ricerca, che vanno dai risultati sanitari dei nostri ospedali alle ricerche epidemiologiche, a un lavoro importante che tanti cittadini hanno conosciuto anche durante il Covid. Per noi l'Agenzia Regionale di Sanità è un punto di riferimento fondamentale, perché tutte le decisioni politiche, anche fuori della sanità, ma sicuramente in ambito sociosanitario, si devono basare su dati importanti, strutturati, ben calzati e calati sul territorio della nostra regione. È un organo molto importante che in commissione noi abbiamo approvato e quindi poi abbiamo dato voto favorevole in aula, anche se ritengo che ARS abbia un compito che ancora noi vorremmo affidargli, cioè questa sanità malata, lo dicono tutti, lo dicono i fatti, non possiamo pensare che possa essere modificata se non si cambia completamente i paradigmi. Per cui noi vogliamo una sanità basata sul valore. Questo è un ordine del giorno che è stato approvato all'unanimità con l'ultima legge di stabilità, e io ho una mozione in discussione adesso dove chiedo che ARS si occupi di fare da capofila per studiare come cambiare i paradigmi sanitari da fee for service a fee for value, cioè non più la medicina basata sulle prestazioni ma la medicina basata sugli esiti della cura. La stessa commissione però ha soprattutto fatto il punto sul servizio di trasporto sociale dopo l'ampio dibattito e la risoluzione con voto unanime di qualche tempo fa in consiglio. Per questo ha ascoltato Federico Gelli, responsabile della direzione sanità, welfare e coesione sociale. Ha fornito cifre e spiegato le due diverse fasi di questa sperimentazione. La seconda, l'ultima, che ha recepito anche le indicazioni emerse nel dibattito politico, sta dando buoni risultati. Altra audizione per il personale delle professioni mediche. Il tema dell'educazione all'emotività, all'affettività e alla sessualità è inserito nella proposta di legge al Parlamento all'esame della Commissione Istruzione e Cultura. Si propone di inserire, insomma, questo tipo di educazione tra gli argomenti dell'educazione alla cittadinanza. Il modo più semplice è considerato per introdurli nelle scuole. Sempre nell'ultima seduta d'aula era stato approvato il bilancio dell'azienda regionale per il diritto allo studio. I numeri: utile di 1.070.000 euro in diminuzione rispetto all'esercizio precedente, sono aumentati i pasti erogati, anche se non hanno ancora raggiunto il livello del 2019, gli alloggi invece sono diminuiti di circa 200 unità e proprio sugli alloggi sono emerse alcune criticità, soprattutto a detta dell'opposizione. Noi pensiamo che il problema più grosso sia anche la ristrutturazione di tutte le residenze per studenti, e sembra che siano in corso, però se ne parla da anni e ancora non siamo arrivati a niente. Quindi abbiamo spinto affinché queste ristrutturazioni vengano fatte nel più breve tempo possibile, perché il posto letto deve essere garantito a tutti i vincitori di borsa di studio. Borse di studio che ricordo e voglio ricordare che vengono date ai ragazzi e alle ragazze che hanno un certo reddito ISEE e che sono anche meritevoli, perché devono anche dimostrare di studiare e fare gli esami. Ma l'azienda funziona, dice la Presidente della Commissione Cultura e Istruzione. Beh, devo dire un ruolo importantissimo, perché il sostegno agli studenti meritevoli che abbiano una fragilità economica, perché questo è il compito dell'azienda per il diritto allo studio, è un tema fondamentale per la diffusione del sapere e per la crescita democratica del nostro territorio e del Paese. Devo dire che la Toscana ha un orgoglio da mantenere alto, è quello di riuscire a soddisfare ogni anno tutte le richieste di borsa di studio degli studenti che si trovano ad avere i parametri per accedere al diritto allo studio, sia dal punto di vista dell'alloggio, sia dal punto di vista della borsa di studio erogata. Devo dire che il bilancio che abbiamo approvato, che è il consuntivo 2022, porta anche un utile di 1 milione,
E abbiamo chiesto all'azienda di valutare e programmare con maggiore attenzione, perché in questo anno abbiamo anche assistito ad un aumento delle tariffe delle mense universitarie che ha fatto molto inquietare gli studenti, che infatti hanno protestato sonoramente con tutti noi. Sul tema abbiamo ascoltato anche il parere del Movimento 5 Stelle. Negli ultimi anni c'è stato un peggioramento nell'offerta dell'azienda regionale per il diritto allo studio, e questo è un dato di fatto, lo testimoniano anche tutte le proteste degli studenti universitari in seguito anche all'aumento dei prezzi della mensa. E ovviamente noi abbiamo votato contrario, ma c'è anche da dire che rispetto alle dichiarazioni della Presidente della Commissione Cultura ieri in Consiglio, dove ha fatto presente che l'azienda regionale per il diritto allo studio si occupa solo degli studenti meritevoli e bisognosi, ecco, a nostro avviso questo è un problema di fondo, perché l'azienda si dovrebbe occupare di tutti gli studenti, non soltanto di quelli bisognosi o meritevoli, anche per incentivare l'attrattiva delle nostre università, su cui si dovrebbe fondare una vera e propria ripresa economica e di sviluppo. C'è un'altra commissione che è stata molto impegnata in queste settimane, è quella per le aree interne. Negli ultimi giorni questa commissione, una novità dell'ultima legislatura, ha incontrato le categorie economiche che da tempo spingono per ottenere una fiscalità di vantaggio per le aree interne. Nell'ultima seduta poi è stata approvata da tutti i consiglieri una risoluzione, insomma un documento per sostenere la reindustrializzazione in queste zone. L'indicazione è chiara anche per la giunta regionale. Senza presidi occupazionali questi luoghi muoiono. E noi pensiamo che non ritornerà la grande industria, ma l'attività manifatturiera, sì, questa debba rafforzarsi in questi territori. In questa legislatura abbiamo fatto una scelta molto importante, abbiamo riservato 900 milioni di euro della programmazione europea destinata alla Toscana per questi territori, per le imprese e per le realtà che operano in questi territori. Noi alla Giunta che cosa chiediamo? Di fare quello che viene fatto anche in alcune aree della Toscana, un'attività di cosiddetta scouting, cioè di ricerca di soggetti imprenditoriali che, viste anche le misure di sostegno messe in campo dalla Regione, facciano attività di reindustrializzazione in questi territori. Ricordiamo che oggi sono 6 le aree comprese nella strategia nazionale per le aree interne, alle 3 aree pilota che erano Casentino Valtiberina, Garfagnana Lunigiana, Media Valle del Serchio, Appennino Pistoiese e Valdarno Valdisieve, Mugello Valbisenzio, si sono aggiunte nella Toscana centro-meridionale, Amiata Grossetana, Amiata Valdorcia, Colline delle Fiora, poi Alta Valdera, Alta Valdicecina, Colline Metallifere, Val di Merse, Valdichiana Senese. Una speciale area di questo tipo a livello nazionale è quella dell'arcipelago toscano. Questo tipo di azione prevista nella risoluzione però evidentemente va oltre, si rivolge ad ogni territorio periferico interno al documento. Poi sono stati aggiunti anche degli emendamenti proposti dal consigliere Fantozzi. Reindustrializzare quando le aziende delocalizzano dalle aree interne, se non se ne sono già andate, e in alcuni casi già parliamo e sappiamo e conosciamo dalla cronaca la difficoltà a mantenere in equilibrio il settore industriale laddove lo consideriamo invece al sicuro, ci impone appunto di raccomandare alla Giunta una massima attenzione. Perché? Perché tutte le aree interne della Regione Toscana, lo scoprirà la Giunta regionale quando metterà, diciamo, attuazione o metterà a mano, metterà all'opera sul contenuto, laddove si vogliono riportare le industrie servono riportare anche i servizi partendo dalle infrastrutture. Quindi finalmente noi abbiamo aderito, perché sostanzialmente verrà ancora più alla luce come e quando all'interno delle aree interne sia necessario intervenire a 360 gradi, perché non c'è industrializzazione dove mancano strade, servizi, internet e tutto quello che sostanzialmente può essere di sostanziale aiuto a una ripresa industriale. Sugli obiettivi si dicono tutti d'accordo. Con questa risoluzione si spera di poter fare in modo che in alcune di queste aree ci sia diciamo una, chiamiamola, industrializzazione di ritorno, perché alcune avevano delle industrie anni fa che non ci sono più, basti pensare a Campo Tizzoro che è stato un danno per tutta la montagna pistoiese,
e quindi si spera in questo modo di poter risolvere i problemi delle aree interne montane, in parte almeno. Resta anche il nodo per la montagna della scarsità di neve che si è ripetuta anche quest'anno e che penalizza e di molto il turismo invernale. Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti. Il trend, il LAM è venuto in commissione a farci il quadro degli ultimi 40 anni, è inequivocabile. Per questi territori serve una strategia di adattamento, anche su questo noi abbiamo chiesto alla Giunta di mettere in campo delle risorse perché bisogna diversificare l'offerta. Purtroppo le precipitazioni nevose sono sempre più concentrate e gli investimenti però da fare per gli sport invernali sono molto costosi e quindi occorre aumentare l'offerta. È stato presentato il progetto Carta dell'Identità Culturale Toscana, è rivolto agli studenti di 10 istituti superiori, decine di questi potranno vivere un'occasione di crescita e di scoperta dell'immenso patrimonio artistico e culturale della nostra regione. La Toscana è terra di arte, terra di storia, di cultura, di bellezza, ma anche terra che ha la capacità di saper guardare al futuro. E quindi giovani generazioni che attraverso la loro voce, il loro linguaggio, attraverso i loro occhi possono saper per leggere la Toscana del passato ma anche la Toscana del futuro. È un interscambio che cresce e fa crescere l'identità culturale della nostra regione ma che produce esperienza, produce relazione e produce delle opportunità. Saranno protagonisti gli istituti scolastici e i giovani diventeranno loro stessi fruitori di una progettualità innovativa di cui la Toscana, diciamo, grazie all'ufficio di presidenza e al consiglio regionale, diventa un elemento di grande, produce un elemento di grande innovazione. Il progetto insomma si basa su una collaborazione stretta con le scuole che nei prossimi giorni dovranno avanzare le proprie candidature, potrà partecipare una scuola per provincia. I temi sono 5, in viaggio per la storia, la scoperta dell'autenticità, a contatto con la natura, vivere la Toscana contemporanea e in cammino su antichi tracciati. Il numero 10 ricorre più volte, quindi saranno le 10 province, 10 scuole, 10 attività e 10 anche scambi culturali che prevedono dei viaggi dove ogni scuola si porterà con il proprio progetto, con la propria esperienza all'interno degli altri territori. Si tratta di una modalità molto interessante e supportata, in cui crede tantissimo anche l'ufficio scolastico regionale, poiché è una didattica innovativa, una didattica molto fresca rivolta alle nostre studentesse e ai nostri studenti, che va nell'ottica dello sviluppo di questa identità culturale che riguarda sia la conoscenza di noi stessi, sia quella dell'accoglienza degli altri e lo sviluppo di quelle che sono le realtà più importanti della nostra regione. Nell'iniziativa svolge un ruolo importante la Fondazione Sistema Toscana, che sarà un po' il braccio operativo del progetto. Accompagneremo durante i viaggi i ragazzi in maniera tale da istruirli anche su come redigere al meglio e preparare i documenti, i web document, diciamo, tutta la strumentazione dei social, e redigeremo un web document finale che poi resterà a beneficio dei prossimi passaggi. E infine, oltre alla parte di comunicazione e informazione del progetto, cureremo la giornata finale conclusiva al Cinema La Compagnia, al Cinema Teatro La Compagnia, dove i ragazzi si incontreranno e ci sarà un momento, diciamo, istituzionale di restituzione dei risultati del progetto. Stiamo entrando nel periodo del carnevale, vi abbiamo parlato già di quello di Foiano della Chiana, il più antico d'Italia, ora parliamo di un altro carnevale, quello di Castellonfibocchi, che ha una particolarità: saranno protagoniste le maschere barocche, i musici sono pronti a suonare trombe e tamburi per accogliere la gente, la città insomma si trasformerà in questi due weekend. Il video invece di cui vediamo ora il trailer è di tutt'altro genere, si riferisce alla nuova missione umanitaria in Ucraina della Croce Viola, pubblica assistenza di Sesto Fiorentino. Questo cosa abbiamo, olio? Sì. Sono arrivata dal Russia. Vivono qua e lei si è messa a fare volontari. E noi c'eravamo già stati 6 volte prima di questa missione, ci andremo per i prossimi anni, spero altre 2 o 3 volte, perché fatto anche
della questione israeliana, l'attenzione si è spostata ovviamente sul Medio Oriente, e invece questo è il momento importante per concentrare la nostra attenzione sull'Ucraina, che in questo momento è passata in seconda pagina. E questo è uno strumento essenziale, un po' per documentare quello che è stato fatto fino adesso, che cosa che per noi è importantissima, ma soprattutto proprio per tenere alta l'attenzione su quella regione. Il video è stato ideato e girato dal giornalista Alessio Poggioni. Mi sono accodato al settimo viaggio della Croce Viola in Ucraina, nelle zone dell'ovest del paese, dove appunto sono state portate diverse tonnellate di aiuti umanitari e anche un'ambulanza e anche dei medicinali provenienti anche insomma da un accordo con la regione toscana. È stata per me un'esperienza molto bella perché prima di tutto l'ho vissuto umanamente, ovviamente di un paese in guerra, martoriato, ma visto dal confine più lontano, diciamo, rispetto al fronte. È stata un'esperienza molto bella anche dal punto di vista professionale, perché ho potuto registrare le storie di vita, i timori, le preoccupazioni anche delle persone che hanno perso molto, moltissimo, a partire dai propri cari in questa guerra che ormai dura da 2 anni e che ha lacerato realmente un paese. Ma come si vede nel documentario, c'è anche tantissimo sentimento di rivalsa e una voglia di ricostruire un popolo, prima di tutto a partire da un'idea che è l'idea di libertà. Un'occasione significativa, dice ancora il presidente del Consiglio regionale, per riportare adesso l'attenzione sulla terribile guerra in Ucraina. Un modo per non dimenticare, è un modo per segnalare con forza quanti crimini, quanta violenza ci sia nella guerra che vede oggi la Russia di Putin continuare ad aggredire il popolo ucraino. E noi però vogliamo anche mandare un messaggio di speranza, e consentitemi di ringraziare la Croce Viola. Questo è uno dei diversi viaggi con cui si portano beni alimentari, sostegno alle popolazioni ucraine. Batte il cuore grande della solidarietà della nostra regione. È un modo per ricordare, ma è anche un modo per sensibilizzare. Parliamo anche di un'iniziativa promossa dal Garante dei diritti dei detenuti, si riferisce alla salute mentale in carcere e prosegue nel solco di un'attività già intrapresa con altre ricerche. Dopo la ricerca dell'anno scorso sull'affettività in carcere, quest'anno abbiamo promosso ed attuato una ricerca sulla psichiatria in carcere e negli altri luoghi di detenzione o comunque di limitazione della libertà personale. È una ricerca particolarmente approfondita che prende in esame quella che è la situazione della componente psichiatrica e della gravità delle conseguenze che questa comporta all'interno del sistema carcerario, all'interno dei luoghi di limitazione della libertà personale, quale la REMS, che ha sostituito i vecchi ospedali neuropsichiatrici, e con l'intenzione di evidenziare quanto sia necessario promuovere delle politiche di tutela delle persone che soffrono di queste patologie, che sono le più fragili necessariamente e sono quelle che maggiormente soffrono all'interno di un sistema, quale quello carcerario. Regionando oggi finisce qui, seguite i nostri telegiornali per le iniziative del Giorno della Memoria, che sintetizzeremo anche in questa trasmissione la prossima settimana. Siate sempre in tempo, comunque a Firenze, nello spazio espositivo al piano terra di Palazzo del Pegaso, lato via De Pucci, per visitare la mostra Vannuccio Faralli, antifascista, resistente e costituente, un toscano protagonista del Novecento. Si vuole valorizzare e ricordare il militante politico nato a Cortona nel 1891 e scomparso a Genova nel 1969. Noi ci vediamo venerdì 2 febbraio, sempre dopo il TG della sera.